una riflessione seria, rigorosa, ma anche molto popolare, nello stile del festival, su un tema che è di straordinaria importanza, perché è chiaro che la paura che la tecnologia porti via posti di lavoro è sempre presente. Dall'altra parte c'è chi pensa che invece la tecnologia risolverà tutti i problemi. Bisogna cercare una via di mezzo, riflettendo e andando oltre gli slogan. È difficile in questi tempi farlo, ma noi ci proviamo. Se gli uomini hanno creato le macchine per alleggerire il lavoro delle persone e dovessero scoprire un domani che invece i robot ci tolgono lavoro e ci appesantiscono il lavoro, le stesse persone che hanno creato quelle macchine potranno liberarsene. E oggi abbiamo tassi di occupazione, il numero di lavoratori sulla popolazione età lavorativa che non sono mai stati così alti. Certo, il futuro è difficile da predire, soprattutto il passato non sempre ci dà indicazioni così forti sul futuro, soprattutto oggi abbiamo un progresso tecnologico di natura diversa. Ecco, l'intelligenza artificiale è un salto. Io credo che il festival ha dimostrato una straordinaria potenzialità di analisi dei grandi fenomeni dell'economia, ma vorrei dire anche della società e del nostro vivere insieme. Quest'anno il tema è particolarmente importante, al cuore delle speranze ma anche delle preoccupazioni, non solo degli italiani ma degli europei, delle persone che ogni giorno vivono positivamente o certe volte negativamente gli effetti delle tecnologie. Qui a Trento il messaggio credo sarà: bisogna governare le tecnologie, dipende da noi che vadano a produrre benefici veramente per tutti. Io mi aspetto una buona riflessione sui riflessi tra l'automazione e il lavoro, per far sì che l'automazione, che è un prodotto della tecnologia, non venga rifiutata, ma al tempo stesso non crei dei danni sulle persone, ma ci siano delle politiche attive per consentire alle persone che dovessero cambiare lavoro di poterlo fare con tutta tranquillità. Credo che una grande attualità del festival è data dal fatto che andiamo verso un mondo sempre più digitalizzato, quindi dove il progresso tecnologico aiuta a essere competitivi. Si tratta di capire se questo ha degli effetti negativi sull'occupazione oppure se bisogna fare investimenti tali nel capitale umano, nella formazione, nella riqualificazione delle persone, perché si possano trovare nuovi mestieri e quindi recuperare quello che la tecnologia ci toglie. Io penso che sia importante che macchina e mente stiano sempre insieme, la mente deve guidare la macchina e non viceversa. Importante perché intanto mette Trento al centro del mondo del dibattito economico, quello della teoria economica, del sapere economico, per qualche giorno, perché il festival è internazionale, è conosciuto in tutto il mondo e so che alcuni grandi ricercatori, anche americani, si dicono: ma tu, a te quante volte ti hanno invitato? E c'è un po' questa competizione. E poi per la città di Trento, per il Trentino, è una grande occasione per tutti per affrontare dei temi, discutere, avere dei bei momenti anche di riflessione. E poi credo che il festival sia anche un messaggio molto positivo, cioè un luogo dove si può discutere, tutti possono intervenire, non c'è differenza fra chi sa e chi non sa, e alla fine tutti sanno un po' di più e possono portarsi a casa qualche idea aggiunta. Attuale, lavoro e tecnologia, mi aspetto moltissimo. E ho fatto un giro in questi giorni dentro la nostra città proprio su un tema importante, che è quello del comparto digital, l'ICT. Ho incontrato università, scuole superiori, ho incontrato aziende, ho incontrato start-up. Cioè,
tantissima possibilità di lavoro in questo settore. Cerca naturalmente persone competenti, preparate, qualificate in università e nelle scuole superiori, ma c'è tanta possibilità. Chi dice che il lavoro può calare per alcuni aspetti legati alla tecnologia, dico anche che la tecnologia in alcuni settori, ho citato questo dell'SIT, offre tante possibilità di lavoro. Certo, bisogna avere una base culturale piuttosto buona e anche una specializzazione che consente di lavorare in ambiti molto particolari, molto specifici, ma certamente carichi di futuro.